Durante la fase acuta della pandemia, il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali ha attivato tutti gli strumenti telematici per consentire la didattica a distanza. Differentemente per quanto riguarda lo studente del corso di laurea in medicina e chirurgia, era necessario organizzare anche l'attività di tirocinio professionalizzante. E a questo punto noi abbiamo incentivato un tirocinio in presenza, mettendo in atto tutte le misure di sicurezza per il contenimento della pandemia. Chiaramente non è stato un obbligo. Fuori sede o studenti con problematiche tipo malattie fragili nell'ambito familiare oppure problematiche dello studente stesso sono stati invitati a raggiungere degli obiettivi secondo dei percorsi brevi e finiti di didattica integrativa. Noi ci siamo trovati di fronte anche all'attivazione di accessi speciali ai laboratori di ricerca. Ci sono stati molti gruppi che si sono interessati alla ricerca clinica per quanto riguarda il Covid. Basti pensare al gruppo dell'immunologia clinica per quanto riguarda la sezione di pediatria, l'unico hub pediatrico per i bambini affetti da Covid-19. Ci portiamo degli aspetti positivi per quanto riguarda la didattica, perché alcuni mezzi telematici che magari guardavamo con maggiore dubbio o con maggior certezza per quanto riguarda l'uso quotidiano, oggi lo utilizziamo anche per altri scopi, non solo quelli della didattica. L'interazione umana, il contatto con lo studente, con i colleghi, il confronto diretto certamente è qualcosa che è mancato e secondo me sicuramente arricchisce maggiormente i rapporti umani.